E quello vero è morto nel 1991 e poi ho avuto questa insensata idea di utilizzarlo per fare un po' la metafora della spiritualità orientale, facendolo parlare in romanesco, e da lì gli ho ridato nuova vita. Amo, com'è che c'è il forno? E qui è saltato tutto, che sembra appunto un sovraccarico delle correnti. Io non disegno, magari i disegnatori tradizionali mi storceranno un po' la bocca per questa cosa, però quello che faccio io lo vedo un po' come un'evoluzione delle vignette tradizionali. Il momento di svolta però lo posso individuare alla fine del 2017. Gioco forza, ho dovuto smettere di fare le vignette con Osho protagonista perché c'era una fondazione legata a questo, ancora non ha cominciato a fare la guerra e c'hanno i soldi per fare la guerra. E quindi ho virato semplicemente sulla satira politica, quindi ho cominciato a fare vignette tutti i giorni di satira politica per il tempo. Quello che utilizzo per lavorare in realtà è molto, molto basico, un PC, insomma un programma dove si scrive sulle foto, a me basta quello in realtà. Per capire che una cosa è entrata nel dibattito social, guardo soprattutto Twitter, perché se uno va nell'esplorazione delle tendenze sicuramente riesce a capire quello che sta succedendo. Io cerco di raccontare i grandi temi della politica attraverso delle vicende che invece sono quotidiane per ognuno di noi. E faccio sempre questo esempio perché quando Trump doveva lasciare la Casa Bianca, per me se uno deve lasciare casa è stato sfrattato, ok? E quindi a un certo punto faccio un dialogo tra i due in cui lui dice a Melania: mi ha detto un amico mio vigile che se dentro casa ci mettevo un anziano non ci vanno cacciare. E questo per me diventa il modo per raccontare una vicenda alta come quella appunto del cambio di guardia alla Casa Bianca con qualche cosa che può capitare a ogni povero Cristo, insomma, che possiamo incontrare ogni giorno davanti a noi. Attraverso i social sono riuscito a emergere, probabilmente non sarei riuscito in un altro modo. È brutto dirlo, però effettivamente ti rendi conto veramente che cioè, speri che quelle persone che stanno sui social non siano così anche nella vita. Da fruitore, diciamo, di contenuti altrui, mai mi sarei sognato di andare sotto il profilo di una pagina satirica e andare a insultare quella pagina perché magari compariva una vignetta che io non gradivo. A differenza di quanto si potrebbe pensare, diciamo, non è che sono uno proprio malato di tecnologia, anche se poi ci sono immerso 24 ore su 24. Spero di staccarmi sempre di più dal mondo tecnologico, ovviamente facendo i conti con tutto quello che è l'evoluzione a cui non puoi sottrarti, però ecco, la creatività spero di poterla esprimere in altre forme, magari un po' più tradizionali.